Betulla Beck-Quamper, simbolo del complesso Babilov e chiave di volta dei suoi sforzi nella ricerca. Grazie alla potenza dei polimeri e al contributo congiunto dei numerosi laboratori del complesso, questo albero può prosperare in moltissimi climi diversi e contemporaneamente purificare l'aria circostante, nonché produrre elettricità. Per dimostrarlo, gli ingegneri di Babilov hanno collegato il Beck 4 alla rete elettrica del complesso. Come sottolineano con chiarezza, ora l'intera ala della struttura è alimentata interamente da energia di Betulla. Charles, cos'è quella betulla in vetro nella stanza laggiù? È il famoso generatore di energia PEC 4. Proprio così. La betulla PEC 4 è un generatore di energia vegetativo a base di polimeri. È un modello sperimentale e il primo passo del nostro programma verso la conquista di pianeti lontani del sistema solare. Sono nei muri. Riesci a sentirli? Stanno scorrazzando. Ho paura. Ho davvero paura di loro. Non devi aver paura. Sei morto. Lo so. Anche quando ero vivo ho visto cadaveri rialzarsi. Non voglio che mi succeda. Ho paura di loro. Paura di chi? Dei robot? No. I robot uccidono rapidamente, in modo semplice, ma loro... La sua memoria polimerica persistente si è esaurita, compagno maggiore. Capito. Le persone qui vengono uccise da altre cose oltre che dai robot. Ma da cosa? Non sono in grado di definire. Scusa, ma adesso non ho tempo per starti a sentire. Pensi di essere più intelligente dei tuoi capi? No, dottore, sta travisando le mie parole. Non ho mai detto di essere più intelligente. Ma hai detto... Ho detto che se avessi le... Ma... Devo per forza trasportarla sempre in questo modo. La candela è un equipaggiamento complesso e instabile. Non puoi riporla nel tuo zaino insieme agli altri oggetti. C'è un'alta probabilità di destrutturazione reciproca. Come? Un'esplosione? Non per forza, ma la candela verrebbe disattivata. Quindi dovrò portarla così, va bene. La candela è molto resistente. Puoi farla cadere e perfino lanciarla apposta. Non si farà neanche un graffio. Loro stesse opportunità e risorse. Realizzerei le stesse cose che hanno fatto loro, se non di più. Invidi persone come Sechenov, Lebedev e Filimonenko. Invidia non è proprio la parola giusta. Invidiare una persona significa desiderare quello che ha. Io non voglio nulla di quello che hanno gli altri. Voglio essere lì con loro.
voglio che mi considerino alla pari. E non sto parlando del loro potere discrezionale, voglio davvero che siano tutti considerati uguali. Ma basta così, ne abbiamo parlato centinaia di volte e ancora non mi crede. È una perdita di tempo. Guardie, abbiamo finito. Le pale caricatrici sono impazzite. È opera di Petrov. Attento! Le pale caricatrici sono estremamente resistenti. Non riuscirai a danneggiarle con una semplice ascia. La terapia d'urto di solito funziona abbastanza bene con gli svitati, metallici e non. La voce di Petrov. Spero che il cervello di quel coglione non sia finito sul pavimento. Petrov ci serve vivo. Sbrigati, maggiore. Non è quello che sto facendo? C'è stata una perdita nel laboratorio delle alghe e pare che siano fuoriusciti materiali sperimentali. Questa cosa torna a nostro favore. Spesso la gente mi chiede perché un neurochirurgo.
canzone è un po' strana, ma mi piace la voce di lei. È una radio del futuro quella. Proprio così. Il professor Lebedev, dell'Accademia delle Conseguenze, ha sviluppato un algoritmo non lineare basato sui principi della matematica quantistica non commutativa. Charles? Sì? Con chi stai parlando? Chiedo scusa. In parole povere, l'Accademia delle Conseguenze ha trovato un modo per calcolare le onde radio musicali provenienti dal futuro, anche se in realtà non le captano. Dopotutto, non è una macchina del tempo. Questi suoni sono frutto di precisi calcoli matematici, di un algoritmo altamente complesso basato sul polimero neurale. Fantastico. Questo è il Luna. È una sorta di serratura. Si aprirà appena ogni foro conterrà un barattolo di suolo lunare. A voi sapientoni piacciono tanto questi giochetti, vero? Andiamo a recuperare qualche barattolo. Bene, che cosa abbiamo qui? Sei fuori dal deriglio. Ancora quella robot pazza e pervertita. E girerò intorno. Non così in fretta, compagno maggiore. Capisco che le interazioni con questo modello possano risultare spiacevoli, ma sarebbe prudente controllare se ha qualcosa che ci può servire. E va bene. Se riusciremo a recuperare un'arma decente, ne sarà valsa la pena. Eccoti qua, tesoro. Mi sei mancato tantissimo. Ti sei liberato di quello stupido guanto? Aspetta e spera. Quanto mi piace quando ti arrabbi. Sì, sì, sgridami, puniscimi. Sono stata cattiva, ho dovuto sbarazzarmi di un altro disgustoso verme. Cosa? Hai ucciso un'altra persona? Sei un mostro. Ma è passato troppo tempo dalla nostra ultima volta, ragazzone. Ti piace, tesoro? Mi sono impegnata tanto. Bellissimo, davvero. Adesso potresti gentilmente smetterla di uccidere la gente? È più forte di me, bomba sexy. Beh, almeno provaci, va bene? Questa è follia. Charles, cosa vuole Petrov dalla riparatrice? Perché quel malato vorrebbe prendere il controllo di Nora? Perché mai dovrebbe aver bisogno di armi se ha dei robot che combattono per lui? Il traditore si è accorto che messi di fronte a robot ostili, i dipendenti si difendono.
e i soldati che difendono la struttura cercheranno di ottenere armi più potenti. Deve aver avuto paura che qualcuno lo trovasse e gli sparasse come il traditore pezzo di merda che è. Molto probabile. In ogni caso, anche se Petrov non è riuscito a mettere le mani su una riparatrice... Eccone uno. Ecco il secondo. Fatto. Credo abbia funzionato. Dove cavolo è? Stavo osservando il memoriale Luna, simbolo del programma lunare sovietico. La prima grande vittoria del mondo. Questo posto è... gigantesco. E c'è scritto ovunque il nome di Sergio. Dove siamo esattamente? Questo è l'archivio dei semi, il cuore del complesso banco. Qui sono conservati campioni di semi di ogni tipo di pianta che potranno essere coltivati su Luna e su Marte. Questi esperimenti unici e straordinari rischiano di andare perduti per sempre. Autorizzazione in corso. Maggiore Nicep. Di crostini! Sulla croccantezza non c'è dubbio, maggiore. Taci, Charles, non ho tempo da perdere! Attenzione, è rilevata anomalia microclimatica. Thank you.
Autorizzazione in corso. Ma... Seleziona la procedura desiderata. Thank you.
ricorda per tutti i cittadini. Devono astenersi dal parlare del So che sei qui, Petrov. Non puoi scappare. Ti concedo 10 secondi per arrenderti. Biometriche, Petrov è di fronte a noi. Ah sì? Cazzo di crostini. Merda. È proprio Petrov. Sapevo che sarebbe andata così. Mago, qui P3, risponda. Qui, Mago. Hai trovato Petrov, ragazzo mio? Ho trovato il suo cadavere, ma non la sua testa. Una pala caricatrice l'ha ridotta a un budino di sangue. Peccato. Lì dentro c'erano dei codici che ci sarebbero tornati molto utili per mettere fine a tutto questo. Mi dispiace, dottor Sechenov. Sono arrivato troppo tardi. Dovremmo trovare un altro modo. Aveva degli anelli con sé? 2 anelli d'oro? No, nessun anello, signore. Solo una candela. Capisco. Vai subito al VDNH a fare rapporto, P3. Abbiamo problemi ben più grandi di Petrov. Cosa può esserci di peggio? Te lo racconterà Stockhausen al VDNH. Sbrigati, il tempo è prezioso. Sono stato chiaro? Affermativo, Mago. Passo e chiudo. Del generatore di energia interno PEC 4 non sono ottimali. Impossibile generare elettricità. L'energia prodotta dalle candele non è sufficiente per azionare l'ingresso principale, ma hanno attivato un sistema che fornisce polimeri speciali al sistema di supporto vitale della vettura. Il sistema di supporto vitale ha 4 funzioni principali: mantenere una temperatura ottimale, eliminare gli insetti. In altre parole, 4 colonne, 4 barattoli.